Ancora una volta. Quasi pronti. Ready to race. Stefano La Grande, vincitore di ieri. Marco D'Agostino sesto. Forcella utilizzata, salta Fossi. E anche oggi è andata bene. Stefano e Marco sempre primo e secondo. Io purtroppo ottavo, però uno dei problemi tecnici. Molto bene, e siamo al secondo classificato, secondo ieri, secondo oggi, tempo 1:32:46, maglia Bottecchia Factory Timber, Marco Carlostino, secondo, in questa Nusellari Bike 2019. Rimaniamo in casa, Bottecchia Factory Team, con il vincitore primo ieri della tappa d'apertura di questa Mille Grappe Bike, primo ieri quindi nella Madonna Bike, primo oggi nella Nusellari Bike. Signori, ancora lui sul terreno più alto del podio, Stefano Salgrande, Bottecchia Factory Team, tempo 1:32:46. No, la bici, no, la bici, dopo la bici. No, io purtroppo mi stavo giocando la quinta posizione nel gruppetto, però continuavo a dovermi fermare per un problema al cambio, mi cadeva la catena, mi andava nella puleggia e ho dovuto sempre inseguire insieme a Tiziano Carraro, che aveva il mio stesso problema, e siamo arrivati in volata, ho chiuso ottavo a pochissimi secondi comunque dal quinto e il sesto. Niente, dai, vediamo domani, perché la gamba oggi c'era. Far risaltare il bellezza di questo territorio. Prima di passare la parola magari alla signora o signorina Cicchiano, vorrei sentire Alessandro Mazzini. Due parole per la stampa, due parole velocissime per la stampa. C'è una gamba. Andata bene, discesa tutta o tranquilli? Sempre a tutta, sempre a tutta. Chiarini staccato quando? Secondo me non... aveva un buon passo, però faceva fatica a staccarci, stava bene anche noi. Buon, stava bene anche noi, dai. Perché non le leggi? Io mi ho preso il telefono, ci stanno... Boh,